Quassù! Chaz, ce l'hai fatta! Pazzesco, un intero convoglio di truppe si muove lungo l'autostrada. Come faremo a uscire di qui? Abbiamo bisogno di equipaggiamento. Io ho perso tutto, a te cosa rimane? Mi rimane un M16, ma quasi scarico. C'è un gruppo di camion di rifornimento nel tunnel. Li ho visti con i miei occhi, poco fa. D'accordo, ecco ciò che faremo. Tu vai alla strada e crea un diversivo. Io entrerò nel tunnel e cercherò i camion. Appena mi sarò riarmato, tornerò a prenderti. Ok, come vuoi. Ma non riuscirò a trattenerli a lungo. Andrà bene. Se hai dubbi, spara per prima. Ed eccoci ritornati su Siphon Filter 2. Terza missione, se non ricordo male, l'Interstate 70. Agente ovviamente Gabriel Logan e Chance ha perlustrato l'autostrada e ha localizzato un comando armato dell'agenzia, bloccato dalla valanga causata dai missili scaricati da Archer. Il tuo obiettivo è quello di passare oltre il convoglio e raggiungere il luogo dell'incidente del C-130 e recuperare i datadisk. In seguito alla frana hai perso il tuo equipaggiamento. Chance cercherà di creare un diversivo per attirare il fuoco nemico e per permetterti di entrare nel tunnel. Cerca all'interno di ogni camion delle nuove armi, quindi proteggi Chance e cerca di aprirti un varco fino al luogo dell'incidente. Ehi, un po' di piombo! Sembra una cosa abbastanza easy. Lassù, via, via! Ma non lo è. Vi assicuro che non lo è. Allora, come prima cosa bisogna entrare qui. Uccidetelo! E bisogna raccogliere il binocolo che si trova qua. Ricevuto. Ecco qua, per ottenere praticamente il segreto che sarebbe... se non sbaglio, forse la mappa nella modalità quella multiplayer, che c'è il versus praticamente. Allora, qui dovrebbe esserci l'equipaggiamento. Ok. Ora dobbiamo fare praticamente fuori tutti. Guarda questo con sta pistolina di merda. Ok. Ora Chance, eccolo qua, dovrebbe scendere. E possiamo ufficialmente cominciare. C'è mancato poco. Te l'avevo detto che sarebbe andata bene. Ora ascolta, il tunnel si riempirà presto di soldati, perciò stai dietro di me e tieni gli occhi aperti. Ok. Olè, checkpoint. Allora andiamo. Allora qua dovrebbero esserci. Ok, qua però Chance, se non sbaglio, dovrebbe riuscire a farmi risparmiare qualche munizione. Ehi, abbiamo grane. Chance ha la peculiarità di sparare sempre alla testa. Dai basso. Ah ok, sì, qua me lo ricordo. Qui c'è, esatto, qui c'è Girdo che... Gabe, dietro di te. Quello non sono riuscito ad eliminarlo. Ah sì, l'ha eliminato Chance, ok. Carburante, qua prendiamoci l'armatura che mi hanno tolto gli infami. Qui c'è un bel fucile a pompa che... Ah, che già ce l'abbiamo perché ho preso l'equipaggiamento. Ah sì, qua c'è la zona con i cecchini. Madonna che palle. C'è solo una guardia là fuori, ti sembra normale? Sì, mi sembra normale, ma per un'imboscata. Proprio come pensavo. Che facciamo adesso? Stai indietro, ti avvertirò non appena la via sarà libera.
Ok, allora, come prima cosa qua eliminiamo il soldato, ora appena si gira. Se magari... ecco. Eccolo, cecchini! E qui ora è un turno all'otto. Dannazione, Chance, muoviti! E qua ora bisogna fare... eccola. Madonna mia, che palle sta zona. Ma poi qua l'hanno resa più complessa, perché non era così difficile. Eccolo, cecchini! Cioè tu comunque rotolando dovevi riuscire a farcela. Mentre ora è veramente è allucinante. Ma guarda, veramente l'hanno resa impossibile. A parte il fatto che poi non riesco a rotolare. Eccolo, cecchini! Non riesco a spammare la capriola, perché praticamente si ferma dopo un tot e non capisco perché. Dai, affanculo! Madonna mia, veramente è allucinante sta cosa. Cioè non posso spammare la capriola. Cecchini, ora! Proprio non la posso spammare. Ok, facciamocela tutta da qua. Ops. Oh, okay. Ancora. Sì, usciamo fuori di qui. Ah, qua attenzione che c'è un tipo, tra l'altro col giubbotto antiproiettile, quindi... ecco, colpiamolo alla testa. Ok. Guarda, sta parte dei cecchini è incredibile. Gabe, sono qui. Maledizione, ci sono due APC proprio al centro della strada. Stai attento. Ok. Ma non possono colpire ciò che non vedono. Le luci, disattiviamole e passeremo senza essere visti. Se questo tunnel è come il primo, dovrebbe esserci una stanza con un generatore sulla strada da dove siamo venuti. Abbiamo bisogno di esplosivo. C'era abbastanza materiale nei camion di prima. Perfetto. Hai idea di come cercare nei camion senza farmi ammazzare? Ecco, questa per esempio è una traduzione sbagliata, perché non è nei camion di prima. Non c'è via di fuga. È in questo camion che dobbiamo cercare. Non sparate, perché... sto uscendo. Perché da questo momento in poi, se si prova ad andare indietro, ovvero nei camion di prima dove c'erano i cecchini, è praticamente insta death. Perché i cecchini diventano praticamente delle bestie di Aimbot. Dov'è Logan? Ok. Quindi questa. Se Logan non è qui entro due minuti, sei un uomo morto. È una traduzione un po' fallace. Perché dovrebbe essere in realtà in quel camion. Se non ricordo male, la traduzione inglese era giusta. Perché dice in quel camion dovresti trovare qualcosa. Sicuro dove nasconderti. Tornerò ad aiutarti appena possibile. Gabe, e se avessero delle attrezzature di infrarossi? È impossibile. Le avessero avute, non saremmo qui a parlare. Roger, e non dimenticarti di me. Allora, da qua abbiamo praticamente finito. Perché mi basta praticamente andare 4-4 alla fine del livello. Devo fare chissà quali numeri o chissà che roba. Devo semplicemente camminare piano piano, rasente al muro, senza farmi sentire.
Ovviamente tutto il buio, ma con le luci del camion accese, che vale come buio, però ok. Tutti a terra, c'è Logan! Come minchia m'hanno sentito? Tutti a terra, c'è Logan! Beh, non riescono a spararmi, cioè non ho capito neanche come mi abbiano visto, perché in teoria camminando rasente al muro non dovrei avere problemi. Però vabbè, ok, l'importante è che l'abbiamo fatta. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio al solito per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!